E giustamente Paul ha detto è un film che fa riflettere anche molto sulla morte, anche in questa ambiguità del termine usato nella traduzione inglese, dealing with death, si può tradurre in italiano come avere a che fare con la morte, ma anche fare affari con la morte. E appunto gli affari li fanno le persone che restano in vita. E la domanda è come sei entrato in contatto con Anita e con tutto il progetto di questo gigantesco funeral parlor per la zona più multiculturale di Amsterdam. This project started with a small newspaper article in a local newspaper. It was a sort of press release which said that Yarden was going to build this multicultural funeral home. For me, that was a reason to really get into this area, the Bijlmer, because I live in Amsterdam. But I don't know this area. It's a few kilometers, but it's a whole different world. And I wanted to do something with the theme of a changing society, a Western society that has to adapt to new cultures. And in this neighborhood, there are many cultures. So I wanted to investigate whether this could come together, the Western old world and this new world. So this initiative for me was a good reason to investigate this theme. Allora, questo progetto è cominciato da un piccolo articolo, un articolo uscito sul quotidiano locale. Si trattava di un comunicato stampa che diceva che Yarden aveva l'intenzione di costruire un centro multiculturale per i servizi funebri. E io non conoscevo molto la zona del Bijlmer, la zona in cui è ambientato il film. Vivo ad Amsterdam, ma non conosco nulla di questo quartiere. E volevo fare qualcosa, volevo fare un film che avesse a che fare con la società occidentale che si adatta a culture diverse. Quindi mi sono recato a Bijlmer, appunto per parlare di questo argomento, del fatto di come una nuova società possa entrare in contatto con una società già esistente. E quindi nella realizzazione di questo film ho voluto mettere in scena questo progetto. E c'è anche fin da subito molto umorismo nel modo in cui tu metti in scena e monti tutto l'evolvere di questo progetto. Per esempio, la scena dei dolci iniziale, tutti i dolci tipicamente olandesi, no? E c'è anche la sottolineatura sul tipicamente olandese, niente di multiculturale. Questo approccio ironico, questo approccio così sorridente su questa vicenda, come è nato? Era connaturato fin dall'inizio oppure si è sviluppato man mano che conoscevi la realtà che stavi filmando? I think the humor evolved with getting to know Anita van Loon, my main character. She was full of humor and maybe also humor that she herself didn't realize. So the humor evolved, but for me, I didn't want to make a movie which was very heavy about death, because I mean, the subject itself is, I mean, we all know death in our lives, and it's not something very cheerful. But for me, the challenge was to make a film that was not depressive, but was full of life, because death, in the end, it is about life. So the humor evolved, but the spirit, the vibrancy, that's something that I really was looking for from the start. Yes. Allora, penso che questo umorismo abbia avuto un po' una sua evoluzione anche nel conoscere il personaggio di Anita, una persona piuttosto piena di umore, anche se a volte forse non se ne rende conto.
Non sapevo, non volevo, scusate, fare un film che parlasse troppo della morte, perché tutti noi conosciamo la morte e ovviamente non è un argomento piacevole di cui discutere, ma per me la sfida reale è stata cercare di fare un film che parlasse della morte ma che non deprimesse, e quindi fare un film appunto sulla vita, perché alla fine parlare della morte significa anche parlare della vita. E quindi posso dire che in questo caso l'intera situazione umoristica si è un po' evoluta nel corso del film. Ci sono domande dal pubblico? Scusatemi, sono un attimo persa l'aria. Sì, c'è appunto una parte a metà film in cui c'è un contrasto tra una scena in cui c'è solo silenzio e una scena in cui invece c'è rumore, appunto. Quindi volevi sapere il motivo di... But I have a question for you, because before I explain my intention, I'm very curious to hear what you thought, what kind of impression did have for you. No, allora avrei una domanda per te prima di tutto, perché prima di fornirti la mia spiegazione sono invece curioso di sapere cosa pensi e qual è appunto la tua spiegazione. All'inizio ho pensato che fossero più che altro dei pensieri, perché c'è appunto questo contrasto con una scena molto rumorosa, e poi improvvisamente, nel momento in cui sentiamo queste voci, la scena si fa seria. Ho pensato che si trattasse di pensieri, che in fondo non fosse un personaggio così pieno così umoristico. Quindi ho forse pensato che fossero gli spiriti delle persone decedute che appunto parlavano. So for me, what I wanted to do with the film was also to make the presence of death really tangible, that you as a viewer would sort of get into the same, that you would sort of feel the presence of death. So the voice and the wind and the whispering, when I use that, it's a few times in the film, it's when she visits her father who is going to pass away. It's also when the lady in the Suriname lady is entering her casket, is entering her flat, when they bring it in, when they say row, row, row. After that, there's also a sequence where it's very strong, and that's literally, for me, it was the entering of death in the film. Yeah. I hope it worked.
Allora sì, quello che volevo fare con il film era fare in modo che la morte avesse una sorta di presenza tangibile. Volevo farne sentire la presenza attraverso, ad esempio, i rumori del vento, attraverso il sussurrare. E quindi tutto questo si ritrova nel momento in cui Anita visita il padre, oppure quando viene inquadrata la donna del Suriname con i relativi canti in cui si dice rema, rema, rema. E quindi per me era anche un modo di entrare all'interno della sfera appunto della morte e spero di esserci riuscito. Volevo sapere se è stato difficile coinvolgere i membri delle varie comunità rappresentate, perché suppongo non fossero attori, ma membri di comunità di questo progetto cinematografico, se si sono fatti filmare volentieri, se hanno capito il senso dell'opera o come l'hanno vista. When I started the film, I planned the film to last like 2 years. In the end, it took me 6 years to finish this film, and that's because of it was very hard to get permission to be present with the camera crew during these very intimate moments. So that was very hard, but I drank a lot of coffee with a lot of people in the Bijlmer. So one brought me to the other, and then another one. And I had really had to spend so much time just hanging out with them without a camera to gain some trust. And in the end, it sounds strange, I had to be lucky as well. So the Suriname lady who passed away was actually how you call it, the chairman, or not the chairman, the chairwoman of this group of people that are doing this. So she was quite happy to show the work they do. And the Guyanese family was also through an intermediate person who is sort of a trust person within the community. So I learned to gain the trust of some relevant people within communities, and if I could gain their trust, then they could introduce me to other people in their community. But it took me several years. Yeah. Allora, quando ho cominciato il film avevo l'intenzione di girarlo in 2 anni, almeno questo era il periodo programmato, ma alla fine ci sono voluti 6 anni. La difficoltà è stata appunto ottenere le autorizzazioni, i permessi per poter filmare ed essere presenti in questi eventi sempre così intimi. Ma alla fine quello che ho fatto è bere un caffè con tantissime persone che a loro volta mi hanno introdotto ad altre persone. E quindi alla fine sono riuscito a prendermi del tempo con queste persone senza però utilizzare innanzitutto la mia telecamera. Alla fine però sono stato anche un po' fortunato. Perché ad esempio la scena del funerale della signora dello Suriname si trattava di una persona che era presidente di questo tipo di comunità ed era ben felice di mostrarmi quello che facevano all'interno della comunità, di mostrarmi appunto il suo mondo. Oppure per quanto riguarda il signore Ghanese, si trattava di una persona ben conosciuta nella comunità, una persona di fiducia. Quindi alla fine ho dovuto imparare un po' come conquistarmi la fiducia di alcune persone, di alcune persone della comunità, per poi entrare in contatto con altre determinate persone all'interno della stessa comunità. No, it happened in the third or fourth year that was still going on with this project. But I already knew from the start that she was really visiting her father like 2 or 3 times a week next to her very busy job. So she also expected her father to pass away
in not too much, not too long in the future. And then I really started talking with Anita, for in case that happens, what can we do? And I was very close with her at the time. So in the end, she gave us permission, like, okay, this is part of our deal. This is also part, if you think it's part of the movie, then I'll allow it. No, alla fine la morte è avvenuta nel terzo o quarto anno di ripresa e non era ovviamente programmata all'interno del progetto, ma sapevo sin dall'inizio che Anita aveva un padre che andava a visitare diverse volte a settimana, quindi comunque si aspettava che il padre non avrebbe vissuto troppo a lungo nel futuro. Perciò ho cominciato a parlare di questa cosa con Anita e gli ho chiesto cosa farai nel caso in cui dovesse morire. E alla fine Anita mi ha permesso di poter girare anche queste scene, dicendo che se pensavo che fosse importante per il film, allora potevo farlo. È una domanda quasi extra cinematografica. Il centro funziona ora? È attivo? The center opened when COVID was there, so they couldn't do any business. And the last, I haven't been there since I finished the movie, but what I hear is that it functions. They are renting out their space, but not all communities go there, but some of them do. Yeah. Allora, quello che ho sentito dire almeno è che il centro è stato aperto durante il periodo del Covid, quindi non ha potuto fare realmente affari, però diciamo che io non visito il centro dalla fine del film, ma ho sentito che comunque è stato aperto, anche se non tutte le comunità vi si recano. I have a question for you, and it is, we talk a lot about the death part of this film, which is really what the scenes are, what you see. But do you think it's do you think Anita did a good job? I'm curious to how you watch the film, because it's all about perspectives, and I try to show different perspectives in the film, and I think we have very different perspectives in society, which prevents us from more understanding, so which leads to more separate communities within a society, so we become less a society. And maybe that's something that's that's something that I'm curious how you perceived the film. Was it mainly about the subject of death for you, or was it more like that you also could see or feel a sort of contradiction between the Western society as it is, or as it used to be, and the new world that's gaining more, that's becoming more strong here? Allora, ho una domanda per voi. Volevo, abbiamo tutti parlato di questo film e della morte come parte di questo film, perché si tratta veramente delle scene che si vedono. E volevo sapere innanzitutto cosa ne pensate di Anita. Pensate che abbia fatto un buon lavoro? Che sono veramente molto curioso, perché alla fine si tratta solo di prospettiva. A volte ci sono determinate prospettive che ci impediscono di conoscere un po' di più e che magari ci portano a vivere in società separate. E quindi ero un attimo curioso di sapere la vostra opinione e di sapere come avete percepito il film. Si tratta solo per voi di un film sulla morte, oppure avete percepito una contraddizione fra la nostra società occidentale e questi nuovi mondi che piano piano acquisiscono forza all'interno delle nostre società? Abituati a trovare le soluzioni in tutte le situazioni, e secondo
yeah, that's the moment when Anita she has a self-reflection. So she starts very enthusiastic, and we're gonna find a solution. We're gonna build a very nice funeral home for everyone. And also halfway the film, she realizes with her colleague when she's having lunch, she says, "Well, maybe they don't need us. They do it as they do it." And maybe that's very typical for how we in Western society often think, and especially Dutch people, but maybe here also, I don't know. So thank you, yeah. I tried more communities than there are in the film, of course, but in the end, it's not for me to put every culture in the Bijlmer into the film. It has to be a film and not an anthropological investigation. So for me, it was very important to have two perspectives equal to each other. So we have the Western perspective of Anita and Jarden, and we have the perspective of the Bijlmer, the area itself. And what I wanted to prevent is that it would become a movie from this Western perspective about the other world. I wanted to really make a film in which those two perspectives were equal. So I also tried to bring that into the cinematography by really getting behind the doors and really get inside the group when they are dancing. I didn't want to be on the side and should look at those people. No, I wanted to be inside the group. And that's why it's not a bad thing when my main character, Anita, disappears from the film, because it's about this Western perspective and the Bijlmer perspective. And the Bijlmer perspective stays. So after Anita is gone, Jarden is gone, the Bijlmer will go on, will do its own way. And that's something that I wanted to show and give space. Because often it's just a view of people from outside on another perspective. And I think to really come together, we should break through that. Allora, ovviamente ci sono state coinvolte molte più comunità di quante non ne abbia filmate, ma alla fine si tratta di un film e non di un'indagine antropologica,
Perciò per me era importante avere due prospettive, innanzitutto la prospettiva di Anita e quindi la prospettiva dello Yarden e poi la prospettiva del quartiere Bellman. E volevo evitare di fare un film in cui ci fosse solo una prospettiva, magari quella del mondo occidentale, che analizzava un altro mondo. Per me era importante avere due prospettive uguali sullo stesso piano, perciò anche dal punto di vista delle riprese è stato importante per me entrare dentro proprio all'interno della scena e non magari filmare solo a distanza. Volevo proprio essere presente al momento della scena. Perciò forse non è proprio un aspetto negativo il momento in cui Anita lascia, perché alla fine, anche se Anita, quindi diciamo un po' il mondo occidentale, abbandona questa situazione, la prospettiva del Bellmer rimane e quindi Bellmer dimostra di essere in grado di andare avanti lo stesso anche se Anita, o comunque il mondo occidentale, ha lasciato. Lo ha lasciato e per me era molto importante questo perché a volte abbiamo solo una visione parziale, una visione che è di alcune persone su altre persone. Sono costretto a dichiarare chiusa la sessione di Q&A in maniera molto fiscale, però Paul rimane con noi fino a giovedì pomeriggio, quindi se avete delle curiosità, se volete parlare con lui, credo che sia molto felice, mi pare molto disposto a interagire con voi e con il nostro pubblico e mi sembra anche molto felice di aver visto la sala piena come d'altronde siamo felici noi. Vi ricordiamo di votare con la cartolina che avete scelto. Molte grazie.